Buongiorno, un paio di informazioni per gli spettatori. Vi chiedo il piacere di tenere il microfono spento e se avete domande, volentieri, visto che non siamo un numero molto alto, di farle eventualmente alla fine di tutta la presentazione, così magari cerchiamo e creiamo anche una connessione. Se però avete paura di dimenticarvi le domande nel mentre, potete scriverle nella chat dedicata di domande e risposte. Poi in coda all'incontro le aprirò. Io ovviamente sono in condivisione di schermo, quindi non vedrò nulla. Insieme a me oggi mi accompagneranno in questa chiacchierata due colleghi, due ingegneri che sono usciti proprio dal vostro percorso del Politecnico di Torino che vi racconteranno che cosa vuol dire passare dall'università all'azienda e i passi che loro hanno fatto. Condivido lo schermo, magari Giovanni o Domenico, ditemi se si vede per piacere, così mi date questa indicazione per piacere. Ok, sta caricando, io lo vedo. Vedo la prima slide. Ok, allora parto subito, ragazzi. Mi presento, io sono Elena Corona, lavoro all'interno del contesto di SACMI Group da 5 anni e mezzo, sono entrata a marzo 2016 e lavoro nell'HR, nelle risorse umane, sempre nell'ambito della talent acquisition, che è la mia più grossa passione ed è il ruolo che mi identifica, chissà in futuro. Cosa vuol dire talent acquisition? Vuol dire selezione del personale e accompagnare il personale all'interno dell'azienda e seguirlo nelle sue fasi di crescita. All'interno del contesto abbiamo creato una nuovissima realtà che si chiama Academy, e da un anno a questa parte, per cui se tutto quello che è la formazione legata al dipendente che io e il team inserisce dopo la selezione, le seguirà la formazione proprio il mondo dell'Academy, che al momento lavora come gruppo a livello italiano. Partiamo con ordine. Chi è SACMI? Chi è SACMI? Dove si trova SACMI e i business? SACMI è un contesto storico perché nasce nel 1919. Il 2 dicembre del 1919, dall'ingegno di 9 meccanici che lavoravano il ferro. Erano 9 persone poco istruite, disoccupate dopo la Grande Guerra, e che creano a Imola questa ora grandissima azienda. Vi do subito anche l'acronimo di SACMI, che molti ce lo chiedono, a volte anche un po' timidamente, perché è un termine un po' particolare, oggettivamente. L'acronimo è Società Anonima Cooperativa Meccanici Imola, dove a Imola proprio noi abbiamo la sede principale, casa madre, da cui io vi sto parlando. Dopo, tranquilli, atterriamo subito ai giorni nostri. Ora siamo, l'azienda è un contesto che occupa 4.700 dipendenti nel mondo ed è un'azienda di impiantistica, quindi si occupa di macchine automatiche e impianti completi. Ha delle grandissime applicazioni, nel senso che è noto per le tecnologie innovative a livello mondiale. Questa è la sede principale, come vi dicevo prima, headquarter presso Imola. Qui siamo 1.150 dipendenti. Questa è la vista dall'alto e la vista dell'auditorium. Oggi insieme a me ci saranno anche due colleghi, due ingegneri, come vi dicevo prima, dove che invece hanno la scrivania non sulla sede principale, ma presso uno dei nostri business, che è il packaging and chocolate, che dopo andremo a vedere con loro. E come vi dicevo prima, SACMI è un'azienda di impiantisti, leader nel mondo a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di impianti e di tecnologie per quanto riguarda il settore ceramico. Ceramico per noi vuol dire tiles, sanitary ware, ad esempio impianti completi per fare piastrelle oppure impianti completi per la produzione di sanitari, quindi bidè, lavandini, WC, piatti per la doccia.
Poi siamo nel settore food, proprio con il business dei colleghi, packaging and chocolate, mi spiego meglio, dalla lavorazione della fava di cacao fino a cioccolatino finito nelle diverse forme che possono essere ovetto, che molti conoscono, barretta o qualsiasi forma richiesta dal cliente e poi con il settore wrapping questo viene incartato. Poi siamo anche nel settore del packaging, mi spiego meglio. La SACMI produce impianti per closure beverage containers, quindi impianti completi per fare tappi, impianti completi per fare bottiglie e impianti completi per fare contenitori. Quindi l'azienda vende le macchine e gli impianti per la produzione di qualcosa. Poi sarà il nostro cliente finale a produrre il prodotto finito come vi li ho elencati prima, che può essere quindi produttore di piastrelle, produttore di sanitari, produttore di food legato ai cioccolatini o produttore del packaging, quindi tappi, contenitori e bottiglie. Visto gli anni, siamo un'azienda, visto che è nata nel 1919, vi ripeto anche che siamo da più di 100 anni nel mondo delle industrie. E l'obiettivo è lasciare l'azienda in condizioni migliori alle generazioni future. Il nostro cliente per eccellenza è l'ex Italia, in quanto l'87% dei nostri clienti sono all'estero, per cui vi anticipo subito che per noi è importantissimo che i futuri assunti abbiano già una medio buona conoscenza delle lingue inglese per partecipare sin da subito. Ed entrare nelle commesse sia in termini di riunioni con il cliente, ma anche con i colleghi all'estero. E ora vi spiego perché i colleghi all'estero. Questa è una bellissima cartina che vi spiega dove siamo dislocati nel mondo. Siamo 80 aziende produttive dislocate in 30 paesi del mondo. Ovviamente il paese che più ha dipendenti in assoluto è l'Italia, in quanto siamo 2.962 colleghi, ma siamo presenti anche nel mondo. Motivo per cui vi dicevo proprio adesso che è importante entrare già con una buona conoscenza della lingua inglese proprio per parlare con tutti i clienti del mondo. Alcune sono aziende produttive, altre invece sono contesti nel mondo, satelliti, magari più vicini al mondo sales ed after sales. I business sono quelli che vi ho elencato prima, quindi ceramico, rigid packaging, beverage, advanced technologies e packaging and chocolate. Lato HR mi faceva piacere anche dare poche informazioni per lasciare poi dopo la parola ai colleghi, ma per noi importantissime, proprio perché quando vediamo le candidature vediamo molta confusione. Noi siamo un'azienda presente in molte città italiane, sede principale su Imola, ma siamo anche a Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, in provincia di Milano, vicino a Cuneo, in provincia di Treviso e anche in provincia di Pescara. Questo è per dirvi che fate attenzione nell'inoltrare la vostra candidatura e soprattutto perché le posizioni aperte nel nostro sito sono sempre molte, quindi numerose. E cerchiamo sempre anche di darvi l'indicazione, anzi c'è sempre l'indicazione sulla location in cui la posizione è aperta. Quindi il primo elemento che voglio trasmettere ai candidati di oggi e di domani è di fare attenzione alla candidatura e alla location, perché quando noi, io, le colleghe dell'Ufficio Risorse Umane, anche nelle altre consociate, leggono una candidatura, magari per Alba, per Castel San Pietro Terme o per Modena o Reggio Emilia, danno per scontato che la persona abbia già visto la distanza casa-lavoro. E per cui chiediamo molta attenzione, per piacere. Secondo elemento è la distinzione. Cosa cercate? Tesi magistrale in azienda o una posizione lavorativa? Per noi, come per voi, sono due elementi e sono due lavori, attività estremamente diverse. Per cui vi chiediamo di fare una candidatura accurata e centrata, se state cercando una tesi magistrale in azienda o una posizione lavorativa, in quanto ultimamente vediamo anche molte persone che si candidano alle tesi magistrali, anche se sono già laureati con la laurea magistrale. Ovviamente quella non è possibile portarla avanti, ma piuttosto consigliamo sempre di guardare le posizioni aperte. Quindi guardate sempre il ruolo giusto per voi, la posizione giusta per voi. Abbiamo tesi magistrali aperte in tutta Italia, presso tutte le consociate, per
tutti i percorsi STEM che noi conosciamo, dall'ingegneria meccanica, automazione, informatica, meccatronica, sicuramente anche ingegneria dell'automazione, intelligenza artificiale, matematica, fisica. Questi sono sicuramente statistica, sono tutti sicuramente lauree che si possono chiudere anche con una tesi magistrale in azienda. E noi diamo proprio questa possibilità su tutti gli stabilimenti, oltre ad esserci molte posizioni aperte. Ultimo elemento che vi chiedo sempre di valutare prima di mandare la candidatura è che per SACMI Gruppo ci possono essere delle trasferte. Trasferte di 3 o 5 mesi a seconda del ruolo che la persona ricoprirà o a seconda della posizione aperta. Per noi le trasferte possono essere di 3 mesi o 5, come dicevo, non consecutive. Ma è importante dare la disponibilità. Il Covid sicuramente ha interrotto molto quelle che sono le trasferte e ha facilitato con Teams o con Zoom l'incontro in modalità remota con i clienti e con i colleghi. Speriamo però di ritornare a breve in una modalità vis-à-vis di incontro e proprio come vi dicevo prima, visto che abbiamo clienti in tutto il mondo, bisogna dare, chiediamo la disponibilità alle trasferte. Ovviamente non andiamo in paesi geopoliticamente instabili, ma andiamo anche in paesi molto freddi o molto caldi. Quindi quella è sicuramente una valutazione che chiediamo di fare già in partenza nel momento in cui si manderà la candidatura. Ovviamente questo sarà un aspetto che in tutti i momenti del colloquio andremo a sondare, a toccare e a cercheremo di trasferire tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente la posizione. Questi sono i ruoli aperti, credo, da noi come praticamente in tutte le aziende grandi, multinazionali a livello italiano e non solo. E sono le posizioni che noi vi vogliamo mettere un po' sul banco accademico oggi in particolare. E vedrete le posizioni aperte non solo sull'applicazione del Career Day del Politecnico di Torino, ma se vorrete visitare anche sul nostro sito SACMI Careers. Sono praticamente tutte aperte come sulla piattaforma di LinkedIn dedicata a SACMI. Oltre alle posizioni aperte, che potete vedere diciamo nella parte alta di questa fotografia, ci sono anche moltissime tesi, come vi dicevo. Le posizioni più cercate sono proprio quelle in ambito STEM, sia presso la casa madre di SACMI Imola, sia presso tutte le consociate a livello italiano. In particolare oggi parleranno i colleghi delle consociate di Rozzano in provincia di Milano e di Alba in provincia di Cuneo. Spero molto di avervi incuriosito, infatti vi lascio, come vi dicevo prima, il sito Careers, da cui potete vedere molte informazioni sulla nostra azienda e da cui potete fare applicazioni per le posizioni aperte. Se poi avete domande, dubbi, perplessità, potete scrivere anche alla mail talent, quindi corporatetalent@sacmigroup.com. Chi si occupa con me di talent acquisition, quindi di selezione di talenti, è anche la collega che si chiama Tiziana Oberto, che oggi diciamo sarà presente sulla piattaforma se vorrete fare delle chiacchierate, quindi se le volete scrivere nella chat del Career Day potete trovarla da quella parte e poi ci sarò anche io presente senza problemi nel rispondere alla mail. Ho visto che c'è una domanda, come vi dicevo prima, se non è un problema la leggiamo alla fine, così lascio la parola ai colleghi per non interrompere la condivisione. Siamo già infatti sugli ambassador. A questo punto lascio la parola all'ingegnere Antonacci. Domenico, mi senti? Forse hai il video. Eccoti, sì, io ti sento. Mi sentite, mi vedete? Io sento Elena, ma non sento Domenico. No, neanche io. Domenico, ci sei? Quindi fino adesso sei sentita, Giovanni? Sì, tutto a posto. Okay. Se no ti avrei chiamato.
È il bello della diretta per i ragazzi. Mi vuoi leggere la domanda, se mai, intanto, Giovanni? Così io non trovo la condivisione. Sì, sì, la domanda è questa. Ho una laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Che opportunità ci sono al riguardo? Allora, abbiamo inserito proprio l'anno scorso un collega in questo tipo di laurea con il ruolo di tecnologo ceramica. E non conosco purtroppo questa laurea all'interno del Politecnico di Torino, mi dichiaro subito, nel senso mi piace giocare a carte scoperte. E questo ragazzo è inserito da un altro ateneo, ma mi immagino che gli esami non siano molto diversi. Lui in particolare aveva svolto degli esami sui materiali ambito polimeri e ambito ceramica. E tuttora è aperta una posizione come tecnologo. Chi è il tecnologo? È quella persona che per noi non avvia le macchine dal punto di vista meccanico, elettrico, elettronico, perché quello sono i trasfertisti che si occupano di avviare la macchina presso il cliente, ma piuttosto il tecnologo è il referente che si occupa dell'avviamento macchina lato prodotto. Quindi sarà il massimo esperto faccio l'esempio dell'argilla ceramica, quindi presso un cliente magari dei sanitari, al fine di produrre il prodotto, dico visivo, che può essere il piatto della doccia, finito secondo le richieste del cliente. Quindi avviare oltretutto questo tipo di pianto dal punto di vista tecnologico non è per niente banale. Sono trasferte in questo caso lunghe, perché la disponibilità di questo ruolo è di 7 mesi su 12 di trasferta. Si parte con una formazione presso il laboratorio SAC Nimola, dove abbiamo dei laboratori proprio legati alla ceramica, tra cui anche un impianto pilota, piccolino in miniatura, e poi la persona dopo 8-9 mesi di formazione sul ruolo partirà presso il cliente con trasferte, come dicevo, medio-lunghe, proprio per avviare la macchina dal punto di vista tecnologico. Questa è sicuramente una laurea che sfruttiamo, tra virgolette, per questo ruolo, perché vi forma da questo ambito. Spero di aver risposto al ragazzo o ragazza. Nel frattempo, allora Giovanni, partiamo semmai con te. No, penso che abbia recuperato. Mi sentite? Sì. Ora sì. Ah, mi vedete anche? Ok. Sì. Ok, perfetto. Allora, scusate gli inconvenienti. Allora, io sono l'ingegner Domenico Antonacci, ho 27 anni e come potete sentire dall'accento io sono un piemontese doc, non è vero? Scherzi a parte, sono originario di Trani, in Puglia, nell'omonima, diciamo, provincia. E, diciamo, sono migrato qui in Piemonte ormai dal lontano 2000, 2016. E in questa prima slide, diciamo, di presentazione potete osservare quello che è stato il mio percorso, diciamo, accademico. Quindi inizialmente ho effettuato la laurea triennale in ingegneria meccanica al Politecnico di Bari. E una volta, diciamo, concluso il percorso, sono appunto, come ho detto prima, arrivato qui in Piemonte, a Torino, e ho concluso il percorso di studi con la specializzazione in automazione presso il Politecnico, appunto. E dal dicembre del 2018, poi sono stato assunto in SACMI con la qualifica di Secondary Packaging Engineer. E diciamo nell'ultimo periodo, quindi nell'ultimo anno, quindi sono già al terzo anno qui in SACMI, la mia qualifica è passata a Junior Technical Project Leader, sempre nell'ambito del packaging secondario. Sostanzialmente, cosa cambia rispetto all'inizio? All'inizio, appena entrato in azienda, quindi mi occupavo di progettazione pura, quindi progettazione di componenti e macchinari per quanto riguarda l'ambito del packaging secondario, che facciamo una distinzione tra packaging primario e packaging secondario, che forse avrete sentito. Packaging primario è quel packaging che realizza sostanzialmente macchine che vanno a lavorare sul prodotto nudo e crudo. Quindi se immaginiamo di avere la barretta di cioccolato, sostanzialmente sono quelle macchine che noi internamente chiamiamo flow pack,
che sostanzialmente vanno ad incartare il prodotto nudo e crudo, mentre il packaging secondario non fa altro che mettere insieme le singole unità di vendita, quindi quella che è la tavoletta che abbiamo sostanzialmente flopaccato precedentemente, e le va ad inserire all'interno delle confezioni, che poi sono le unità di vendita da parte del cliente. Come potete vedere, diciamo, sono abbastanza giovane, quasi voi. Quando mi hanno proposto, diciamo, questa opportunità di parlare a degli studenti, da un lato mi ha visto molto entusiasta, perché appunto 3 anni fa ero nella vostra stessa condizione sostanzialmente, e dall'altro mi dà anche un po' di dispiacere, nel senso che avrei preferito farla in presenza, perché è sempre meglio un contatto diretto con fra studente e lavoratore. Quindi so cosa significa, essendoci appunto passato tre anni fa dalla vostra stessa parte sostanzialmente. Sostanzialmente, allora, come diciamo ragazzo, diciamo giovane ragazzo di 27 anni, molte continuo, nonostante lavoro, a coltivare quelle che sono le mie passioni, quindi le passioni per i viaggi, per la cucina, le passioni per lo sport. Sono ormai anch'io diventato un fanatico del padel, che è uno sport che sta andando di molto, cioè molto, molto, diciamo, fra i giovani, senza dimenticare quelli che sono appunto valori per me fondamentali, che devono essere alla base, diciamo, della vita quotidiana, non solo in ambito lavorativo, che sono famiglia, amicizia, che ovviamente non vanno mai trascurate nella propria vita. Elena, puoi andare avanti con la slide? Allora, alla domanda, diciamo, perché scegliere SACME? Allora, qui io ho un attimo sintetizzato quelli che sono alcuni punti fondamentali che poi mi hanno spinto a scegliere, diciamo, questa realtà rispetto ad altre opportunità che all'epoca, quindi quando ero in fase di ricerca di lavoro, mi sono state poste sulla scrivania. Diciamo, un punto fondamentale è quello che è la collaborazione fra i vari top brand mondiali del food e non solo. Sostanzialmente noi come Packaging and Chocolate, diciamo, non facciamoci ingannare solo dal nome della divisione, perché appunto collaboriamo non solo con i grandi brand del food, quali possono essere, ad esempio, lì sono schematizzati Ferrero, Barilla, Nestlé, Mondelez e così via, ma abbiamo anche un ampio respiro in ambito farmaceutico. Quindi recentemente abbiamo, per esempio, collaborato con MSD o anche con B. Brown, quindi nell'ambito sempre farmaceutico, per la realizzazione appunto di macchinari per il confezionamento. Sostanzialmente poi un altro punto a favore è sicuramente il fatto di realizzare delle macchine che sono customizzate sul prodotto. Che cosa significa customizzato? Significa che noi non realizziamo sostanzialmente macchine che sono uguali l'una dall'altra, sostanzialmente, perché appunto cambia il prodotto che andiamo a confezionare, a inscatolare e così via. Quindi sono macchine sempre nuove, esperienze, diciamo, di progettazione, nel mio caso, di gestione della commessa, che sono ovviamente differenti in base ovviamente al tipo di cliente e al tipo di prodotto da trattare. Un altro punto a favore è sicuramente il fatto di lavorare in una realtà lavorativa eterogenea. Come indicato, diciamo, nell'immagine, sebbene, diciamo, allora, SACME è organizzata in business unit, noi siamo una business unit, e al nostro interno ci sono altre 5 business unit che sono lì individuate, quindi che riguardano sostanzialmente la preparazione del cioccolato, il multing, il wrapping, il packaging primario e il packaging secondario. Quindi sostanzialmente abbiamo un ampio respiro per quanto riguarda appunto le opportunità lavorative al nostro interno. Il fatto poi di essere comunque una realtà che garantisca ovviamente il giusto mix tra esperienze e giovani leve, diciamo così, è anche qui fondamentale per, dal mio punto di vista, per la scelta, diciamo, di queste opportunità, diciamo, di lavoro. E non ultimo, appunto, anche l'importante collaborazione che abbiamo soprattutto fra i vari colleghi delle business unit, al fine appunto di realizzare delle macchine finali che non siano solo ed esclusivamente funzionanti, ma anche funzionali, e che rispecchino quelle che sono le esigenze appunto dei clienti con i quali andiamo a collaborare ogni giorno. Elena, puoi far partire il video? Nel prossimo video, che è Elena Vibra Nostra, c'è una piccola applicazione
di quella di una macchina che abbiamo realizzato recentemente. Farei prima partire il video e poi lo interrompiamo in alcuni punti. Ah, scusami, io lo vedevo già Sì, partito. vai, vai, Vedete? sì. Ok. Tanto Non dura ha un minuto. l'audio, quindi puoi Sì, parlarci non ha sopra. l'audio, tanto dura un minuto, facciamo solo vedere in generale e poi stoppiamo. Io lo vedo bloccato, Elena, ora. Ok, Sì, anch'io lo vedo bloccato. Ok, è ripartito. è ripartito. Non fatevi spaventare dalla mole di roba che viene mostrata. Cercherò di essere il più sintetico possibile nella spiegazione e anche di farvelo passare in maniera chiara. Ok. Allora, Elena, partiamo dall'inizio e stoppiamolo dopo qualche secondo. Ok, poi stopparlo anche qui. Oh, sei andata sotto. Sì, sono andata too much, mi stai chiedendo troppo. No, Dimmi te quando puoi fare. stoppalo pure, stoppalo pure. Allora, partiamo dal contestualizzare questa macchina. Questa è un'applicazione recente che abbiamo effettuato per Ferrero, in particolare per lo stabilimento negli Stati Uniti di Ferrero. L'obiettivo di questa macchina era quello di andare a realizzare delle confezioni multipack di singoli prodotti di vendita. Il prodotto di vendita in oggetto, come avete potuto vedere in precedenza, era il Crunch, che era una tavolettina di cioccolato che va molto nel mercato statunitense, diciamo così. Quello che vedete, diciamo, in video è la preparazione del contenitore di quel cartoncino, sostanzialmente, che non è altro che appunto tenuto da una sbobinatrice che è integrata alla catenaria della Multipack, che poi vedremo che cosa è successivamente. La particolarità, Elena, puoi andare leggermente più avanti, per favore, di questa macchina. Ok, andiamo avanti. Questa è la sbobina. Stoppa pure. Allora, come potete vedere dalla sbobinatrice, noi usciamo con dei cartoncini che sono di diversa lunghezza. La particolarità di questa macchina era appunto che il cliente alla fine deve realizzare diversi count di vendita. Il count è sostanzialmente la quantità di prodotto contenuta all'interno della confezione. E, sostanzialmente il punto a favore di questa macchina, che era stata pensata in questa maniera, era appunto di realizzare una macchina che sia flessibile. Cioè, con una singola bobina io vado a realizzare dei cartoncini di differente lunghezza. Che cosa significa per il cliente? Per il cliente significa sicuramente non andare a gestire delle pedane di confezioni, quindi di scatoline di differente lunghezza. Ma quindi noi tramite un'unica bobina e tramite un sistema di taglio opportuno andiamo a realizzare i diversi count che il cliente va a chiederci. Quindi sostanzialmente questa macchina è stata pensata appunto per essere una macchina estremamente flessibile, che dava appunto notevoli vantaggi per il cliente stesso. Quindi una volta formato il cartoncino, possiamo andare avanti col video, viene caricato nella catenaria, quindi lì è la catenaria. Stoppa un attimo, Elena, aspetta un attimo, vai ancora più avanti. Ci siamo, aspetta, stoppa pure. Sei andata di nuovo giù. Sì, va in tilt ogni tanto, scusatemi ragazzi, ma è il bello della diretta. Vai dove c'era quella ruota lì. Allora vai avanti, avanti. Sì, così vediamo se intanto hanno appreso, dopo facciamo un paio di domande, facciamo già il colloquio Sì. tecnico i ragazzi. Vuoi Era qua più o fermare? meno? Ferma ora. Ok. Quindi, allora, la macchina lavora a 700 pezzi al minuto, quindi abbiamo un cadenziamento, diciamo, dei prodotti che arrivano dal tappeto di lancio molto alto. Essendo il prodotto, quindi come potete vedere, molto sottile, molto piccolo,
sostanzialmente si è deciso di andare a gestire quello che è l'ingresso sostanzialmente del prodotto in macchina tramite questa che è una ruota di carico, quindi un sistema che tramite un motore, un sistema di, diciamo, di vuoto particolare, va a prelevare quello che è il singolo prodotto dal tappeto di lancio che vedete sulla destra, tramite il vuoto, quindi continua a mantenerlo attivo, quindi a essere risucchiato, per poi essere rilasciato all'interno di quello che vedete sulla sinistra accennato, che è l'ordinatore prodotto. Andiamo avanti col video. Fermiamolo pure. Quindi abbiamo detto sulla destra tappeto di lancio, poi abbiamo la ruota di carico, l'ordinatore, quindi che è un ordinatore che viaggia sostanzialmente in continuo, che è quindi fasato poi con la ruota di carico, perché appunto dobbiamo andare a beccare quello che è il giusto istante in cui andare a rilasciare il vuoto e quindi far cadere il prodotto all'interno delle tasche dell'ordinatore. E poi vedete sulla sinistra due robot Kodian, si intravedono, che sostanzialmente sono i responsabili del prelievo prodotto da ordinatore e riempimento del prodotto all'interno del cartoncino. Sostanzialmente questa macchina, abbiamo detto in precedenza, è una macchina flessibile. Da cosa lo capiamo? Dal fatto che noi possiamo realizzare vari count. A un count è associato una lunghezza, quindi ritorniamo al discorso iniziale, e questa macchina qua poteva gestire un count di 12 prodotti. Quindi, come è nel video, praticamente abbiamo questo sistema con diciamo delle ventosine, che sono 12 nel video se le contate, che vanno a prelevare il nostro prodotto e vanno a riempire la scatola. Ma la flessibilità ritorna anche nelle attrezzature che noi realizziamo, perché appunto ci permette di realizzare un count 6+6, quindi un multipack finale, non da 12, ma sono due multipack finale da 6, oppure un count leggermente minore, un 5+5. In quel caso abbiamo anche queste macchine sono flessibili, perché possiamo andare a staccare quelle che sono le ventosine, le due ventosine in presa, e realizzare questo determinato count. È fondamentale anche passare poi un altro concetto, tipo il perché si andiamo a lavorare in continuo, quindi tra ruota, ordinatore e riempimento poi del robot sostanzialmente, perché appunto vogliamo ridurre quelle che sono le velocità delle cicliche sostanzialmente, e vogliamo garantire che il prodotto sia il più stabile possibile, visto appunto come le sue caratteristiche intrinseche. Quindi andiamo avanti, Elena, col video. Passiamo quindi alla fase di riempimento, quindi il prelievo e il riempimento all'interno dei cartoncini che abbiamo precedentemente formato. In ultimo, quindi il nostro prodotto che è stato posizionato all'interno dei nostri cartoncini va a finire all'interno del tunnel cartoncini, che noi chiamiamo in gergo tecnico l'U-board, della multipack, per essere poi sostanzialmente flow packato nuovamente, per dare origine poi a quella che è la confezione finale, che il cliente finale, nel nostro caso quindi Ferrero, andrà ad esporre sui supermercati nei suoi punti vendita, diciamo così. Io ho terminato. Spero di essere stato il più chiaro possibile, di aver fatto passare giusto qualche concetto e di non essere stato soprattutto noioso, ecco. Passo la parola al collega. Come dicevo prima, se avete domande, dubbi, perplessità, scrivetele pure, poi dopo le leggiamo. Sì, vi pregherei di concludere perché abbiamo gli ultimi 5 minuti, grazie. Ok, allora vedrò di essere a cedere. Io sono Giovanni Turco, ho 45 anni, quindi vi porterò un'esperienza un po' di più dal punto di vista professionale rispetto al punto di vista accademico, che ormai ho dimenticato da mo'. Sono in ENSAC da 4 anni, mi occupo di System Engineering e lavoro in particolare, come detto, nella Packaging and Chocolate, quindi in particolare mi occupo proprio di packaging. La mia storia accademica parte dall'ITIS, quindi da Mondovì, dall'Istituto Cigna, poi passa alla sede decentrata del Politecnico di Torino, quindi a Mondovì, ma studiando presso il Politecnico di Torino, per poi essere conclusa a Torino in ingegneria meccanica, indirizzo agroalimentare. Da lì parte proprio un pochino dalla mia passione, la mia ricerca su questo tipo di mondo. Poi mi sono ancora fermato un anno presso il Dipartimento di Meccanica come insegnista di ricerca, e poi sono entrato nel mondo del lavoro. Non ho una ricetta sul mondo del lavoro. A 45 anni ho scelto un po' di ingredienti.
che aiutano sia per quanto riguarda la famiglia, piuttosto che nel lavoro, piuttosto che nelle passioni, quindi negli hobby, diciamo a far bene ogni giorno. E questo far bene ogni giorno si può appunto trasferire da quelle che sono le attività lavorative e non lavorative. Dicevamo, nel mondo del lavoro, quello che posso dirvi è che studiando dopo molti anni si sente la necessità proprio di andare a vivere in concreto quella che è l'esperienza lavorativa. Infatti così è stato per me per i primi anni, dove mi sono occupato sia di tecnico di produzione, quindi siamo andati proprio a lavorare in produzione, montare le macchine, assemblare le macchine, andare presso i clienti per fare le installazioni. E questo è stato un elemento formativo del primo impatto lavorativo. Dopodiché sono passato all'ufficio tecnico, quindi alla progettazione e al system engineering, che vedremo nelle prossime slide di cosa si occupa. Sentita un po' la necessità di andare un po' più a fondo, ho deciso di switchare ancora sull'ufficio tecnico, quindi l'ufficio tecnico come base per potermi dare uno spessore tecnico nel mondo del packaging, e mi si sono aperte anche porte per quanto riguarda il project management, soprattutto il project management in campo. A volte viene da pensare appunto l'ingegnere come un po' il colletto bianco, no? Quello che vive nell'ufficio e sta di fronte alla scrivania. In quel caso non solo ho svolto il ruolo di project manager su impianti di packaging nella preparazione, quindi all'interno dell'azienda, ma anche in cantiere. In cantiere vuol dire a volte coricarsi sotto le macchine, andare a vedere le difficoltà di produzione, perché c'è un cliente a cui dobbiamo dare la produzione, quindi si instaura questo rapporto molto importante con i clienti per andare a risolvere le problematiche di produzione e soprattutto rispettare le tempistiche legate alle consegne degli impianti. E devo ammettere che anche quello è stato sicuramente un elemento molto importante che mi ha fatto crescere molto e che mi ha dato veramente una parte concreta di questo lavoro. All'interno di SACMI, mi svolgo all'interno del System Engineering, che è questo ufficio, questo dipartimento, svolgo sia il ruolo di Product Manager che appunto quello di responsabile, coordinatore del System Engineering del Packaging. Il Product Manager, come ha descritto bene Antonacci, noi lavoriamo su più fronti all'interno del packaging, quello primario e quello secondario. Il Product Manager si occupa di avere, di documentare, di tenere, di distribuire tutta quella che è la conoscenza su un particolare tipo di prodotto. E per prodotto non intendiamo i prodotti che saranno oggetto delle nostre macchine, ma le macchine stesse. Invece il System Engineering che cos'è? Questa è la parte importante. Qui Elena ti chiedo di cambiare slide. Questo lavoro così interessante all'interno di SACMI e questo ufficio così nuovo per me anche all'inizio, è un ufficio che si occupa di creare la documentazione per la vendita. Cosa significa? Significa che i nostri clienti che vogliono mettere sul mercato dei prodotti vengono da noi con dei prodotti che possono essere barrette di cioccolato, cracker, snack, merendine, cake, vasetti di crema spalmabile piuttosto che coffee pod. Noi dobbiamo iniziare da foglio bianco a capire le confezioni che il cliente vuole mettere sul mercato, perché alla fine noi come consumatori andiamo ogni giorno a comprare delle scatole di prodotto, quindi nel packaging secondario soprattutto dobbiamo avere la finalità di capire qual è la confezione che il cliente vuole mettere sul mercato e di conseguenza andare a configurare le macchine che abbiamo portafoglio, perché non possiamo solo vivere di inventiva, ma dobbiamo andare a selezionare nella storia e quindi nei tasselli che l'azienda, la SACMI, ha percorso di produzione di impianti, selezionare le macchine che il cliente possa mettere nei suoi factory, nei suoi impianti, in modo da produrre e arrivare alla conclusione, quindi arrivare alle confezioni, che siano esse confezioni di vendita, ovvero le confezioni che noi stessi compriamo al supermercato, ma anche quelle confezioni che non vediamo, che sono le confezioni di trasporto.
Quindi c'è proprio un lavoro da foglio bianco, a volte anche manuale, anche molto bello, che quindi vuol dire mettere i prodotti nelle scatole, di lì si inizia a tracciare le macchine e a proporle al cliente, dove ci sono i nostri colleghi dell'area commerciale che ricevono la nostra documentazione, quindi documenti tecnici, layout, le schede prodotto e una costificazione, perché poi il cliente si aspetta ovviamente una produttività e un costo per arrivare a questa produttività che appunto deciderà se realizzare o meno. Tutto questo processo che è ingegneristico, ma che anche ci riporta anche un pochino indietro negli anni, perché si va a giocare con i prodottini e le scatole, quindi sembra quasi di essere ragazzi a volte. Elena, ti chiedo di passare alla slide. Arriva ad un concentrato che sono l'aspetto finale, cioè noi possiamo andare a comprare la scatola o possiamo andare a trovare quella confezione da bar, da supermercato, da grande distribuzione per andare a cogliere il singolo prodotto. E questo è quello che vuole il cliente. Cioè il system engineering, cioè l'avamprogetto, realizza quello che il cliente si aspetta di mettere sul mercato. Lo realizza sia dal punto di vista strettamente tecnico con le macchine che produciamo, ma anche con le scatole. Quindi la nostra deve essere anche una conoscenza della realizzazione dei cartoni, quindi la conoscenza appunto della tecnologia per la realizzazione del cartone, perché questo è quello che il cliente finale vuole avere. Tutto questo, quindi sia fase strettamente tecnica legata alle macchine che fase più legata alle confezioni, Elena ti chiede di nuovo di cambiare slide, arriva a un concentrato di tecnologia. Questo video mostra, avvia, grazie. Questo video di circa un minuto mostra delle riprese a drone fatte su alcuni impianti. Questo giusto per darvi un'infarinatura sul concentrato di tecnologia, quindi sia dal punto di vista meccanico, stiamo parlando della meccanica più di base, le camme, oppure le trasmissioni meccaniche che sono presenti in tutti i nostri impianti. Qua vedete della robotica, quindi andiamo ad utilizzare sia i più comuni brand di robot, quindi vari Fanuc, Kuka, Kodian, come ha menzionato prima Domenico, impianti di tecnologia del cioccolato, questo anche se abbiamo parlato di packaging, vedete degli elementi frigorifero. Andiamo a sostituire a volte anche la meccanica con le più elevate, le ultime tecnologie a livello di elettronica, quindi i pack motion, i motion, quindi il controllo delle posizioni tramite motori brushless, ma ancora molto nell'utilizzo della pneumatica, che è molto importante, è uno degli argomenti di maggiore interesse in ingegneria meccanica, perché la pneumatica ha ancora molti vantaggi, quindi la sua semplicità, l'economicità, la massa, che comunque è molto minore rispetto a quella utilizzata dagli azionamenti, quindi dei motori che siano essi asincroni o brushless. Dopodiché, molto, molto importante in questa tecnologia che andiamo a realizzare, come vedete gli impianti, tutto questo alla fine deve portare a questo risultato, quindi questi grandi impianti che sono la confezione finale che arriva al nostro cliente e che poi arriva a voi e arriva a tutti noi nella grande distribuzione o nella distribuzione. Ho cercato di... Davvero ultimissimo minuto, perché abbiamo davvero finito. Io ho concluso, ho cercato di concentrare al massimo e ho concluso. Ok, allora guarda che concludo io. Sì. E ringrazio i colleghi, ringrazio i ragazzi che hanno partecipato, vi rilascio quelli che sono i link se siete curiosi per mandare la candidatura. Abbiamo il sito dedicato rispetto all'ambito delle carriere, quindi Careers, mail corporatetalent@sacmigruppo.com e ovviamente la pagina dedicata su LinkedIn a Sacmi, a cui se siete interessati vi chiedo di mettere il like, ma soprattutto per essere aggiornati in tutte quelle che sono le posizioni e le iniziative. Sì, scusami, rispondo direttamente al collega. Tre lauree, sì. La posizione di tecnologo Whiteware è quella a cui io mi riferivo. Ovviamente la formazione è a carico dell'azienda, motivo per cui ci sono diverse lauree elencate, perché un po' dipende anche dal percorso degli esami, dal piano didattico che la persona ha deciso di inserire. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti. Ciao, grazie.